Grazie. Voglio solo segnalare l'importanza di questa attività che si è sviluppata nel corso degli anni, perché ovviamente per arrivare ai risultati che avrete modo di sentire non sono sufficienti brevi spazi temporali, ma è necessaria un'attività di investigazione, di analisi e di attività operativa in senso stretto che richiede tempo. Diciamo pure, come ho sottolineato con i carabinieri di Perugia, oggi l'arma qui locale raccoglie i frutti di un'attività che si è appunto sviluppata negli anni e che ha portato ad arresti e sequestri veramente considerevoli sviluppati in ogni parte del mondo e diciamo pure sviluppati nel massimo anonimato temporanea dei vari comandi locali, l'organizzazione e riferire nel dettaglio. Voglio dire solo che oggi qui questa indagine è la dimostrazione che investendo risorse ha favorito senz'altro in maniera esponenziale più congruo di quanto si è investito. E spero che sia. Perché il dottor Petrazzini con l'ufficio del pubblico ministero distrettuale le reti che sono riusciti a articolare su tutto il territorio aveva luogo che dai posti di produzione della sostanza stupefacente, i posti di stoccaggio, le modalità di importazione fino a individuare il coordinamento da parte della direzione distrettuale antimafia di Perugia con i collaterali organismi stranieri, con la direzione delle attività investigative antidroga per quanto riguarda l'arma dei carabinieri. E tutto questo meccanismo ha dato prova di essere molto efficiente e di funzionare alla perfezione. Io, per non far torto a nessuno, li devo leggere perché tutti a memoria non li ricordo. Per cui parliamo del servizio oltre alla DCSA e al secondo reparto, che ha detto già il signor Colonnello Fabi, abbiamo il servizio FAST italiana, polacca, inglese, belga e svedese, abbiamo l'Europol, abbiamo l'Interpol, abbiamo Eurojust. E quindi sono tutti organismi che ci consentono andare a Salvi Principe, Giuliano e Napoli Stella, siamo stati in contatto diretto perché tutta questa fase è avvenuta. Per cui io cedo subito immediatamente la parola al comandante del nucleo investigativo che partirà ovviamente con una radice che evidentemente è tutta assolutamente perugina per poi insomma ecco. Di mafia di Perugia. Nello specifico l'attuale procuratore reggente della Procura di Perugia è stata per noi di fondamentale importanza, una guida sicura e soprattutto attraverso una caratteristica che ci ha consentito di raggiungere i risultati di cui oggi andiamo a parlare, ovvero sia una disponibilità di. Il dottor Petrazzini c'è sempre stato, ciò ha consentito di agire nei tempi giusti per poter più di sparare località anche oltre i confini nazionali. Tuttavia l'attività dalle fasi iniziali consentì di individuare due distinti canali di approvvigionamento qui nella zona di Perugia, fu eseguito in Campania e quindi da lì fu possibile stabilire, e proprio per questo poi salendo di livello siamo apparentemente non destava alcun sospetto perché a tutt'oggi fino al giorno in cui l'abbiamo arrestato ha continuato apparentemente col passare del tempo attraverso un attento disamina è stato possibile stabilire cosa intendessero dire. Lo stupefacente trattato dall'organizzazione di varie tipologie. Andiamo a parlare di eroina che era il 2 kg di MDMA. L'attività investigativa ha consentito di 20 kg. Le varie professioni erano detenute in Italia, carcere di Poggio Reale, avevamo il carcere di Bologna, due soggetti, quindi 7 più 2, 9 in Italia, altri 3 invece sono stati arrestati all'estero, in Svezia, così detto, voi troverete i cucitori, cioè l'abilità di questi personaggi di rendere refrattaria la GX il bagaglio che portavano con sé.
Immaginate che ogni cucitore veniva pagato con $1,000 americani. Data e attesa la capacità che aveva questo uomo di rendere assolutamente, ripeto, refrattario, quindi invisibile queste sostanze. Al di là del fatto che il chiudo dei cani veniva ovviamente bypassato attraverso in una intermediazione fatta, se consente, comandante, fatta a Napoli, venivano trattati 12 kg di sostanza stupefacente da un'intermediaria che è stata già Miss Sudafrica. L'abbiamo messo dentro, è veramente già Miss Sudafrica, nel senso che è stata una donna che è assurda. Due componenti dell'associazione parlavano tra loro, uno di essi era presente nel luogo di produzione della droga, e a un certo punto l'interlocutore del soggetto presente nel luogo di produzione della droga. Quindi questo c'è, cioè, le corriere facevano? Sì, in Italia? Sempre la Miss. No, no, i corrieri? Sì, ma la Miss, l'autore era... Si possono individuare dei soggetti di maggiore spessore. Vuole sapere la Miss cosa? No, non vuole sapere. Questi soggetti sospettabili, che ruolo avevano? Cioè, nel senso, erano... Allora, rappresentano il vertice dell'associazione, cioè, con i compiti ben definiti tra la ricezione dello stupefacente, lo stoccaggio e l'organizzazione. Assolutamente no, chi viene arrestato oggi non si può definire assolutamente tale. Parliamo del vertice della la Miss che faceva? La compagna di un altro associato, e quindi si occupava di, era grossista e si occupava di appunto ordinare lo stupefacente da far arrivare in Italia, e concorreva nell'organizzazione della trasferta del potere. In questa fase no. I dettagli poi li troverete più nella nostra stampa. Allora, nella fase iniziale sono stati arrestati 16 corrieri, di cui 5 italiani. In particolare, il primo sequestro in assoluto che è stato compiuto su Perugia è stato un cittadino italiano, perugino. Più che altro vorrei precisare questo: la contestazione da cui poi l'ordinanza di custodia cautelare riguarda un'associazione finalizzata all'importazione nel territorio nazionale. Per evidenti esigenze anche logistiche non è stato possibile andare ad attenzionare poi gli ulteriori passaggi di quello stupefacente che non si è riusciti a sequestrare, perché diciamo